Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo super glitch su Rainbow Six Siege per piazzare le cariche a grappolo dell'operatore Fuse sulle botole rinforzate. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram, e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo glitch è funzionante in tutte le mappe e in tutte le piattaforme di gioco. PS4, Xbox One e PC. Glitch molto semplice e veloce da eseguire. Per eseguire questo glitch, in un round in attacco con l'operatore Fuse, dovrete avvicinarvi alla botola rinforzata da un giocatore della squadra dei difensori, per cui della squadra avversaria, e dovrete piazzare la carica a grappolo in questa parte di ferro della botola rinforzata. Se non ve la farà piazzare subito, dovrete spostarvi leggermente cercando sempre di piazzarla. E come ben potete vedere, facendo questo, se tutto funzionerà correttamente, riuscirete comunque a piazzare la carica a grappolo dell'operatore Fuse, nonostante la botola è rinforzata. A questo punto, premete il tasto per far esplodere la carica a grappolo, potendo veramente così uccidere i giocatori della squadra avversaria a sorpresa, in quanto i giocatori della squadra avversaria non ne si aspetteranno mai che voi riuscirete a piazzare la carica a grappolo dell'operatore Fuse sulla botola rinforzata. Ripeto nuovamente che questo glitch è funzionante in tutte le mappe e in tutte le piattaforme di gioco, potendo sfruttare questo glitch anche nelle partite in classificata. Quando questo glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da OrcuVerde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!